Benvenuti a questo nuovo tutorial su Twine. In questa lezione vedremo come inserire qualche elemento di programmazione nelle nostre avventure testuali. Ecco, in un altro programma che si chiama Inform7 è possibile programmare completamente l'avventura mediante opportuni costrutti. Ecco, nel caso di Twine, invece, la programmazione è sicuramente qualcosa di secondario, nel senso che la semplicità con cui si può scrivere una storia consiste semplicemente nel creare dei passaggi e di collegarli mediante dei collegamenti ipertestuali. Ecco, invece, nel caso che si voglia fare qualcosa di più complesso, è possibile, come in un qualsiasi linguaggio di programmazione, realizzare dei costrutti, come ad esempio l'impostazione di variabili. Ecco, se noi, riprendendo l'esempio che abbiamo sviluppato nelle scorse lezioni, aggiungiamo una struttura di questo tipo, una parentesi tonda, poi scriviamo set, poi dollaro villaggio is 0, ecco, scrivendo in questo modo noi abbiamo impostato, mettendo tra parentesi tonde e usando la parola chiave set due punti, abbiamo impostato una variabile che si chiama villaggio. In Twine, tutte le parole che iniziano con un dollaro diventano delle variabili. E in questo caso, con is0, abbiamo impostato la variabile villaggio a 0. Ecco, questo sarebbe in realtà stato inutile, farlo, è inutile farlo perché tutte le variabili, una volta che vengono utilizzate, vengono impostate a 0, perciò non sarebbe necessario. Comunque, nel nostro caso, all'inizio della storia viene impostata la variabile villaggio a 0. E a cosa può servire? Può servire perché noi potremmo scrivere a questo punto, nel passaggio che parla del villaggio degli orchi, vi ricordate che all'inizio della storia il nostro cavaliere incontra un bivio e può decidere se andare a destra o a sinistra e potrebbe, per esempio, arrivare al villaggio degli orchi in questo passaggio. E allora cosa potremmo scrivere? Ecco, le variabili di per sé non sono molto utili, a meno che non vengano utilizzate in istruzioni condizionali, come per esempio in questo caso. Noi potremmo scrivere if due punti, come set in inglese significa imposta o qualcosa del genere, if in inglese significa se. A seguire il se ci vuole una condizione. Potremmo scrivere dollaro villaggio, anzi andiamo a capo così si legge anche meglio, if due punti dollaro villaggio maggiore di 0. Ecco, nel caso in cui la variabile villaggio sia maggiore di 0, che cosa facciamo? Ecco, tra parentesi quadre è possibile scrivere un testo che sarà visualizzato dall'avventura durante la sua esecuzione solamente se la variabile villaggio non è, solamente se la variabile villaggio è maggiore di 0. Cosa potremmo dire? Potremmo dire, nel testo si diceva arriva a scorgere il villaggio degli orchi, qui mettiamo una correzione, ecco, potremmo mettere qui in alto if dollaro villaggio maggiore di 0, ecco, tra parentesi quadre potremmo far scrivere
al sistema, il testo arriva a scorgere il villaggio degli orchi e arriva a scorgere il villaggio degli orchi, dall'ultima volta non sembra cambiato. Punto. Ecco, questo significa che se la variabile villaggio fosse diversa da zero, la condizione l'abbiamo posta maggiore di zero, ma non importa in questo caso, comparirà dall'ultima volta non sembra cambiato. Se invece la variabile villaggio è uguale a 0, e questo si ottiene utilizzando in compagnia di questo if, due punti tra parentesi tonde, che racchiude anche la condizione che deve essere verificata, ecco, in compagnia di questo if può comparire questo else, due punti. E che cosa succede? In questo caso potremmo scrivere un testo alternativo. Per esempio, non ricordi di averlo mai visto. Ecco, grazie a costruzioni di questo tipo che ricordano un qualsiasi linguaggio di programmazione imperativo, possiamo scegliere, in un determinato passaggio di mostrare alcuni testi oppure altri. E questo rende, l'esperienza di gioco molto più varia e coinvolgente, perché ci si accorge che tornando in un passaggio già visto, in realtà il sistema si ricorda di aver già che il personaggio ha già visto il villaggio e quindi reagisce di conseguenza. Come facciamo poi per tenere conto del fatto che il villaggio è effettivamente già stato visitato? Possiamo usare un'altra istruzione set, che farà in modo che la variabile villaggio cambi, cioè potremmo scrivere dollaro $villaggio, la variabile che inizialmente contiene 0, is dollaro $villaggio più 1. Quindi nella variabile villaggio verrà inserito il valore della variabile in quell'istante, incrementato di una unità. Perciò all'inizio villaggio vale 0 e passando in questo passaggio diventerà uguale a 1. Se si tornasse in questo passaggio diventerà uguale a 2 e così via. Ecco, dato che il programmatore di Twine ci tiene molto a rendere le cose più fruibili da parte di chi non conosce un linguaggio di programmazione, addirittura c'è la possibilità di scrivere in questo modo. Set due punti villaggio is it più 1, dove it sta per la variabile villaggio, ma è assolutamente analogo a quanto abbiamo visto prima. Perciò che cosa facciamo? Proviamo a verificare il funzionamento con play. Eseguiamo la nostra avventura. Allora, qui c'è scritto set. Il primo valore c'è qualche problema, proviamo a modificare quello che ho scritto. Allora, set villaggio, dovevo scrivere, ecco tu, allora, ricapitoliamo, is che avevo usato per errore, scusate, all'inizio serve per le istruzioni condizionali, cioè in compagnia di un if villaggio è 0 e così via. Se invece usiamo set, bisogna scrivere villaggio to 0. In effetti, per quello che dicevo prima, scritto in questo modo è anche più sensato dal punto di vista dell'inglese, diciamo così. Quindi set villaggio to 0, 0. E visto l'errore che ho commesso prima, dobbiamo modificare anche villaggio. Set dollaro villaggio to it più 1. Ecco, adesso dovrebbe funzionare. Invece is che abbiamo usato con la parola chiave if è corretto. Ecco, inizia il capitolo.
C'è un testo, ovviamente, non compare la variabile villaggio non compare scritta, è solo stata impostata. Se ora andiamo al villaggio degli orchi, ecco, non ricordi di averlo mai visto, vedete che è comparso il testo che doveva comparire se la variabile villaggio non era maggiore di 0. Nel nostro caso, la variabile villaggio è 0 al primo passaggio. E perciò non ricordi di aver mai visto questo villaggio. Se ora noi torniamo al castello e proviamo a ritornare al villaggio degli orchi, vedete i collegamenti ipertestuali fanno capire che il passaggio del villaggio degli orchi in verde, ricorderete la vecchia lezione, la lezione della volta scorsa, qui in verde significa che il passaggio è già stato visitato. Ecco, tornando, vedete, dall'ultima volta non sembra cambiato. Perciò il passaggio è stato descritto in modo differente. E se ora noi torniamo al castello e ritorniamo al villaggio degli orchi, continua a essere dall'ultima volta, non sembra cambiato il testo che viene visualizzato. Ecco, quindi l'uso di variabili, queste parole che vengono precedute da un dollaro, in compagnia di istruzioni condizionali, consente alla storia di diventare molto più varia. Uno stesso passaggio potrebbe essere visitato diverse volte e a seconda di certe variabili che sono state impostate, potrebbe cambiare il risultato del testo che viene scritto. Ecco, proviamo per concludere a fare ancora un'ultima modifica. Visto che la variabile villaggio contiene questo che in fondo è un contatore, perché ogni volta che visitiamo il villaggio viene incrementata questa variabile di una unità, potremmo rendere la cosa ancora più interessante scrivendo dall'ultima volta non sembra cambiato, aggiungendo ricordi di averlo visitato già, poi si può mettere dollaro villaggio volte. Ecco, dall'ultima volta non sembra cambiato, verrà seguito da ricordi di averlo visitato già, e poi a seconda del valore di villaggio sarà scritto 1, 2, 3, 4, 5 volte. Proviamo, perché scrivendo la variabile dollaro villaggio in un testo non viene visualizzato dollaro villaggio, ma il valore di quella variabile in quel momento. Proviamo. Ecco, visitiamo il villaggio, non ricordi di averlo mai visto, torni al castello, torniamo al villaggio, ricordi di averlo visitato già una volta. E qui c'è qualcosa che dovremo in qualche modo cambiare perché così non funziona bene, ma visitandolo più volte, di averlo visitato già due volte. Riproviamo ancora di averlo visitato già tre volte e così via. Ecco, correggiamo come ultima cosa di questo tutorial, correggiamo ancora il fatto che invece di scrivere volte, quando villaggio vale 1, dovremo scrivere semplicemente volta. E per farlo è sufficiente un'altra istruzione if villaggio is 1, scriveremo volta, altrimenti else, che vuol dire appunto altrimenti, volte tra parentesi quadre. Vedete che queste condizioni possono essere incapsulate le une nelle altre. Se villaggio è maggiore di 0, distinguiamo poi nel testo il caso in cui sia 1 oppure maggiore di 1. Riproviamo.
andiamo a visitare il villaggio. Non ricordi di averlo mai visto. Torniamo al castello, torniamo al villaggio. Ricordi di averlo visitato già una volta. Torniamo al castello, torniamo al villaggio, di averlo visitato già due volte e così via. D'ora in poi verrà sempre usata la parola volte che si accorda col plurale, del numero di visite. Ecco, quello che abbiamo visto quindi è semplicemente nella nostra storia di prova come utilizzare delle variabili per rendere la storia molto più coinvolgente e una storia che si adatta alle azioni del giocatore. Questo è solo un esempio di utilizzo delle variabili e delle istruzioni condizionali, non ci sono limiti da questo punto di vista, si potrebbero costruire dei sistemi di inventario, delle descrizioni, di stanze o di luoghi visitati che dipendono da varie variabili, l'inventario del giocatore e così via. Ecco, quindi una serie di diciamo una serie di operazioni avanzate che lo scrittore, così alle prime armi, che non ha esperienza di programmazione, sicuramente non sentirà di usare, ma che sono disponibili in tuine per chi volesse rendere le cose ancora più avvincenti e coinvolgenti per il giocatore. Bene, anche questo terzo tutorial su Twine si è concluso, siamo arrivati alla conclusione, ma ci sono tante altre cose da raccontare sulla programmazione di Twine e tanti altri elementi da scoprire. Quindi vi lascio al prossimo, vi mando diciamo, vi aspetto per un altro tutorial che speriamo possa essere già domani e vi ringrazio per l'attenzione.